Il Movimento 5 Stelle lancia un appello alla Regione chiedendo il trasferimento di tutti i servizi dal vecchio al nuovo distretto sanitario di Montesilvano appena aperto, con una inaugurazione farsa, hanno detto incontrando la stampa il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, il candidato sindaco di Montesilvano Raffaele Panichella, il deputato Andrea Colletti e la consigliera regionale Barbara Stella. Al momento nei nuovi locali sono stati trasferiti soltanto il consultorio e il centro vaccinazioni, evidenziato il vicepresidente Pettinari, ricordando che la vecchia struttura che si trova al civico numero 447 di Corso Umberto I non è a norma. Abbiamo svolto una quarantina di visite ispettive e sopralluoghi all'interno di questo distretto sanitario di base, parlando con tutti gli operatori sanitari. Il problema è serio, è grave, questa è una struttura molto fatiscente, non a norma, all'interno ci sono spazi angusti, i dipendenti sono costretti a lavorare con metro quadrature inferiori alla norma, gli utenti, centinaia e centinaia di utenti sono ammassati tutti all'interno delle stesse stanze, mancano delle apparecchiature importanti e ci sono grandi professionalità tra medici e infermieri che io ringrazio. Hanno inaugurato un nuovo distretto pubblico dove non si paga l'affitto, qui invece si paga un bell'affitto molto sostanzioso, ma hanno trasferito solamente il consultorio e il centro vaccinazioni, tutto il resto è rimasto al vecchio distretto sanitario. Allora io mi chiedo, ma è mai possibile che si inauguri un distretto mettendoci, trasferendoci solo il 4% dei servizi e tutto il resto si lascia nel vecchio distretto dove si paga un lautoaffitto? Questo è vergognoso, io la chiamo inaugurazione farsa, in campagna elettorale avevano bisogno di fare qualche inaugurazione. Io chiedo con forza quindi all'assessore regionale alla sanità, al presidente di regione, di trasferire immediatamente tutta la struttura, tutti i servizi dal vecchio distretto al nuovo, perché merita, Montesilvano merita di più. Montesilvano hanno detto in campagna elettorale che si voleva potenziare la medicina territoriale, invece stanno depotenziando la medicina territoriale. Poi qui mancano ecografi, mancano apparecchiature, abbiamo chiesto più volte degli ecografi, abbiamo chiesto tanti servizi in più, ma quello che non sopportiamo è l'inaugurazione farsa, dove si inaugura una struttura e poi tutti i servizi maggiori, più importanti, si lasciano nella vecchia struttura. Mi auguro che a breve venga fatto questo trasferimento.